Tanta guagna per tutti ragazzi, qui è Mr. Clodark e oggi sono qui per portarvi ben 9 easter egg su Assassin's Creed Syndicate. Innanzitutto, all'interno del teatro Alhambra potete trovare due poster raffiguranti uno Ezio Auditore e l'altro Edward Kenway. Durante la missione per la regina troverete un uomo chiamato Alfred Fleming, che si presenterà a voi come capo delle spie di Sua Maestà, chiaro riferimento a James Bond. Nella missione 50 Berkeley Square di Charles Dickens si parla di un certo John Jasper e di una storia che non starò a spoilerarvi. Fatto sta che a fine missione Charles Dickens dirà che si sentirà molto ispirato dai fatti avvenuti nella missione e che forse ci scriverà anche un libro. In effetti il libro esiste nella realtà e si chiama Il mistero di Edwin Drood. Questo è un libro che Charles Dickens non è mai riuscito a completare in quanto è morto prima di poterlo fare, ma gli avvenimenti presenti nel libro sono, diciamo, legati a ciò che accade nella missione di cui abbiamo parlato. Esistono alcuni richiami a personaggi storici della saga di Assassin's Creed, ossia Desmond e Lucy. Infatti, due dei droni presenti nella storia contemporanea di Assassin's Creed Syndicate si chiamano appunto Lucy e Desmond. Inoltre, anche il cane della signora Disraeli si chiama per l'appunto Desmond. Lungo il Tamigi è possibile incontrare un uomo che intonerà un canto marinaresco uguale a quello che si poteva sentire all'interno della barca di Edward Kenway in Assassin's Creed Black Flag. Tra i vari vestiti che possono essere indossati in Syndicate, se ne trova uno molto particolare per Jacob, in quanto è la copia dei vestiti di Ezio Auditore. Questi vestiti possono essere riscattati gratuitamente da Uplay. Nel quartiere di Whitechapel esiste un edificio con la scritta Todd Spies. Il riferimento è a Sweeney Todd, ossia un barbiere che uccideva i propri clienti per smembrarli e inserire alcune parti di queste persone all'interno di torte che faceva lui stesso. A fondo del Tamigi si trova un ricordo molto particolare. Infatti si tratta di alcune missioni ambientate nella Londra della Prima Guerra Mondiale. Oltre alla figata del periodo, ci sono anche utili per conoscere un personaggio molto interessante un po' più a fondo. In ultimo, durante la storia dovremo esplorare la casa di Edward Kenway. Oltre a trovare molti oggetti legati a questo personaggio, per poter proseguire sarà necessario suonare una canzone al pianoforte. Questa canzone si chiama Lowlands e ancora una volta arriva da Assassin's Creed Black Flag. Non proprio discreto, vero? Certo che Kenway aveva il senso dello spettacolo. Bene ragazzi, questa mega carrellata di easter egg si conclude qui. Sicuramente nei prossimi giorni ne troveremo altri e quindi vi invito a superare i 3000 mi piace per avere un nuovo video. Detto ciò, io vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo video.